Nella base UNIFIL di Shama si fa festa. Peacekeeper e popolazione locale si ritrovano intorno all'ultima costruzione in acciaio, pietra e legno, destinata a diventare uno dei luoghi del cuore. È la nuova cappella dedicata a Maria de Cor Carmeli e a San Giovanni XXIII, il pontefice della pace Amminterris, diventato patrono dell'esercito italiano. I militari italiani, da anni impegnati nel pattugliamento della striscia di interposizione tra Libano e Israele, elementi stabilizzatori di un confine sempre incandescente, avranno a disposizione una chiesa di rito latino, la prima tra Sidone e il sud del paese, terreno su cui si muovono le forze degli Hezbollah filo-iraniane e dove arrivano le incursioni israeliane. Dopo le tensioni del dicembre scorso, la distruzione dei tunnel scavati dai miliziani sciiti e le rappresaglie israeliane, la zona cuscinetto ha ritrovato il suo precario equilibrio. E oggi la base, che ospita caschi blu di 12 nazioni diverse, vive un momento di grande condivisione insieme agli abitanti della regione, che da sempre assiste attraverso progetti di cooperazione civile e militare. È un segno tangibile, diciamo, di fratellanza con tutta la popolazione dell'area. Non a caso, diciamo, qui hanno lavorato per la nostra cappella non solo cristiani, ma anche musulmani, sciiti, sunniti, e questo è un segno di grande fratellanza. L'unzione dell'altare, la deposizione delle reliquie, l'incenso e la presenza di autorità per consacrare la Chiesa di Dio. E l'ordinario militare italiano, Monsignor Santo Marcianò, a parlare del dono frutto della cooperazione di uomini e donne di fedi e culture diverse, segno di una volontà di pace che supera le contraddizioni del Libano, terra di dialogo e incontro, ma anche di ferite e lacerazioni. E qui torna anche Papa Giovanni, uomo innamorato del Medio Oriente, cappellano militare e soldato, ad indicare una nuova responsabilità per la pace, per frenare, invita Marcianò, logiche di odio e vendetta e lavorare per la riconciliazione e la convivenza.